Le skill più richieste nel 2020 consisteranno nella capacità cognitiva e nell'essere aperti a raccogliere feedback e competenze anche dall'esterno della propria azienda. Tutte quelle che le macchine non riescono ad imparare. Creatività, coordinamento delle persone, comprensione dell'essere umano e tutto ciò che la scienza vorrà proporci. Gli skill cambiano molto velocemente, ma per quello che è la mia percezione penso che la flessibilità cognitiva, capacità di lavorare in team, resilienza e creatività. Specialisti o generalisti? A mio avviso è un falso dilemma, nel senso che bisogna essere utili. Ora, se l'utilità deriva da una competenza molto specialistica e le macchine non riescono a replicare questa competenza, ben venga essere specialisti. Se bisogna essere generalisti nel senso di larghi, recettivi rispetto a tante possibilità di interpretazione del mondo, allora è bene essere generalisti. È preferibile essere generalisti ad avvio di carriera, perché si ha la possibilità di scalare rapidamente e di conoscere più cose. All'apice della carriera probabilmente vince lo specialismo, che a sua volta può essere uno specialismo di industry o funzionale. Nella fase successiva si ritorna a generalisti e si mette a fattor comune e si mobilitano le risorse e le competenze degli specialisti. Probabilmente le persone devono abituarsi a essere degli specialisti multipli, quindi avere la capacità, il framework per entrare a fondo nelle varie situazioni e quindi anche in ruoli diversi, ma essere pronti a farlo tante volte su attività diverse, anche molto diverse tra loro nel corso della carriera, perché i cambiamenti sono molto più veloci e la capacità di gestire rapidamente il cambiamento sarà probabilmente il fattore che farà la differenza.